Buongiorno a tutti, buon martedì e buona Santa Lucia a tutti voi. Il Vangelo che ci accompagna oggi è Matteo al capitolo 21, i versetti 28 e 32. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: "Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia, ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: Sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: Il primo. E Gesù disse loro: In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano davanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi e sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece vi hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli." Gesù si rivolge ai sacerdoti, agli anziani, ai responsabili un pochino della comunità dove lui si trovava e propone a loro una piccola parabola. Un padre che fa la stessa proposta, lavorare nella vigna, ha due figli. Il primo dice subito di no, ma poi va. Il secondo invece risponde di sì e poi non va. I pubblicani e le prostitute che vengono citati proprio nel testo, verso la metà del brano, passano davanti perché fanno parte un pochino del primo figlio, che per vari motivi dicono di no alla proposta che questo padre fa, ma poi ci vanno. Mentre proprio i sacerdoti e gli anziani sono coloro che dicono di sì subito perché è il loro mestiere farlo. Ma poi non vanno, perché, sembra dirci il testo, il loro atteggiamento di superficialità non è concentrato a quella vigna. La vigna è proprio l'immagine del regno dei cieli. Quel padre, quell'uomo, è il padre che affida a ciascuno dei suoi figli e propone a ciascuno dei suoi figli di far parte di quel regno suo, di quel regno eterno. E allora quante volte, magari anche nei nostri atteggiamenti, nei nostri modi di fare, siamo un po' come quei sacerdoti, quegli anziani, che magari ci professiamo cristiani, ma poi nelle attività di tutti i giorni, nelle relazioni di tutti i giorni, non siamo magari capaci di scendere in profondità e di metterci a servizio bello dei nostri fratelli del regno dei cieli. Quante volte magari ci capita, un po' come il primo figlio, per non voglia di non partecipare alle varie attività di fede che magari ci vengono proposte, ma poi intuiamo che lì dentro, lì dietro, ci sta veramente la parola di Dio. Ebbene, in entrambi i casi, sembra dirci il testo, non abbiate paura dei vostri peccati, non abbiate paura delle vostre infedeltà anche nei confronti di Dio, perché la vigna è disponibile, perché il Signore Gesù che viene come Salvatore ci ripropone ogni giorno, ogni volta che ci accostiamo a Lui, la possibilità di far parte di questo regno. E allora chiediamo al Signore la grazia in questa giornata, affidandogli proprio il nostro peccato, le nostre pigrizie, di poter gustare e di poter ancora una volta avere il coraggio di metterci a servizio, di metterci a camminare come discepoli con Gesù verso questo regno dei cieli, perché lì c'è la gioia nostra e dei nostri fratelli. Buona giornata a tutti voi.